Nel 1943, con la battaglia di Stalingrado, cominciava il crollo della Germania nazista. 80 anni dopo, per raccontarlo da un diverso punto di vista, scegliamo la storia di un personaggio immaginario, simbolo della resistenza pacifica, il buon soldato Schweik, la storia di una persona comune trascinata in guerra. Ma soprattutto la storia di un matto. Schweik. Che grazie alla sua follia riesce a sabotare il perfetto ordine nazista. Porco Giuda Kalfur, cerciato! Con una fiction girata in una tenebrosa location. Con una troupe cinematografica pronta a tutto. Con 6 esperti prestigiosi che ci guideranno alla scoperta di Schweik e della grande storia. Con 18 attori non professionisti trentini. E con non pochi momenti di scoramento. Ce la faremo? Ma dai, organizzatevi, dai, andiamo avanti. Il protettorato di Boemia e Moravia nasce nell'autunno del 1938 e poi viene nel progetto, poi viene attuato nel marzo del 1939 quando Hitler rompe i patti di Monaco del 30 settembre 1938. Hitler conquista molto facilmente la parte centrale della, diciamo, di ciò che resta della Cecoslovacchia. In Slovacchia si autoproclama una indipendenza, la Cecoslovacchia è smembrata in 3 parti. La prima viene annessa direttamente al Reich, cioè i Sudeti, la parte centrale diventa protettorato di Boemia e Moravia sotto il controllo di Richard Heydrich, a cui viene affidato la gestione di questo territorio, e la parte orientale è invece diventa uno stato satellite, cioè la Slovacchia. Da quel momento c'è questo protettorato, è un termine eufemistico, in realtà si tratta di un territorio occupato dalle truppe tedesche. E gli abitanti di Praga in qualche modo devono vivere in coabitazione con questo pericolo gravissimo, con il quale però vengono a patti molto particolari, ripeto, senza quasi mai avere un'opposizione fortemente, perché non era possibile di fronte alla macchina della guerra tedesca. Le autorità tedesche sono politicamente molto importanti, però in qualche modo c'è una parvenza, c'è un consiglio dei ministri cieco, cioè del protettorato, ci sono delle strutture istituzionali ceche che hanno una loro autonomia, che poi con il percorso del tempo viene sempre più erosa, ma è una situazione molto ibrida e molto ambigua in cui con il termine protettorato Hitler vuole tenere in piedi un brandello in qualche modo di rispetto della legge internazionale. In realtà è un territorio occupato. Si vede continuamente una insubordinazione palese od occulta dei boemi nei confronti dei tedeschi. Jacopo! Oddio! Non c'è Jacopo per avere più bene, porco Giuda! Guarda che ci deve essere Corrado, no? No, Jacopo, no? Continua a chiamare. Jacopo! Arriviamo! Sì, ma c'ha l'ispirazione, Jacopo, se non vieni. Mi è venuta fuori una battuta tremenda. Continua così. Se prega di pigliare i fuochi. Ha detto che gli va via. Gli scappa l'ispirazione. Tieni quell'ispirazione, Graziano! Tienila! Tieni quell'ispirazione! È come la pipì quando scappa forte, no? Senti, ho sentito dire che il Führer non fotte mai. Ma io penso una cosa, che avrebbe molte possibilità di fottere, perché tutte le ragazze ariane e anche quelle non ariane lo vogliono, e lo vogliono non per i soldi, perché ha il potere. Per il potere. Ma tu andresti con uno brutto, se fossi una bella ragazza, tu fossi una bella, andresti con uno brutto così, con i baffetti così? No. A me farebbe schifo. Hai ragione. Veramente. Hai ragione. Ma senti un'altra cosa. Dimmi.
Ho sentito dire anche questo, però non so se è vero. Ho sentito dire che il Führer non mangia mai carne, mai. No, perché sessualmente non si raddrizza l'organo sessuale, gli rimane giù a non mangiare cosa energetica. Ah, quindi tu dici che le cose sono collegate. Sono molto collegate. E senti l'altra cosa che ho sentito dire sul Führer, visto che sei così informato. Sì. Dicono che non beve mai alcolici. No, perché lui, ecco, la mente ce l'ha sui stati da conquistare, è impegnato nelle guerre e deve essere lucido e intelligente, penso. Sì, quindi tu dici che tutto quello che lui fa e lo fa a mente lucida. Lucida. Sì. Noi abbiamo tutti questi intermezzi nelle regioni superiori, no? Cioè sappiamo che cosa dice Hitler delle persone comuni, no? E invece questo quadro inizia con le persone comuni, in questo caso Schweik, che parlano di Hitler. Mangia solo verdure? E non beve alcol. E non beve alcol? Con tutto il suo esercito che bevono come gli disgraziati. Lui non beve alcol. Lui non beve alcol. Perché si mantiene lucido per fare queste robe che fa. Ma invece che parlare del tempo, a quell'epoca parlare del più del meno significa parlare del Führer, giustamente. E si parla di queste leggende che ci sono sulla figura del Führer, che non mangiava carne, che mangiava pochissimo, che non aveva vizi di nessun genere. Non era leggenda, è vero, era vegetariano Hitler. La propaganda che costruisce la figura di Hitler già prima dell'avvento al potere, e qui è stato Goebbels l'artefice di questa costruzione propagandistica straordinariamente efficace, è quella, cioè costruire l'immagine di un uomo che è superiore a tutti per visione, per progetto, per chiarezza, ma che allo stesso tempo è in piena e perfetta sintonia con la gente. Sono contento di quello che mi dice del Führer, che non è uno che perda tempo a tavola e invece si conserva in forma per gli affari di Stato. E niente alcolici. Vuol dire che tutto quello che ha fatto l'ha fatto, per così dire, da sobrio. Ma potrebbe anche fottere per te o no? Magari se fossi una giovane bella. Ci andrei anch'io. Anche tu? Che non fottesse, sinceramente, non. Eva Braun, dove la collochiamo? No, ma lui sicuramente aveva dei rapporti sessuali. Prima di Eva Braun c'era stata una sua nipote, che poi si era suicidata molti anni prima, con una situazione molto. Circostanze misteriose che sono rimaste a tutt'oggi misteriose perché non ci sono documenti, non sono stati trovati documenti su questo argomento. Non è affatto da escludere che egli avesse dei rapporti sessuali, a mio avviso abbastanza irrilevante. Molto più rilevante è che invece verso l'esterno compariva un uomo assolutamente parco e che aveva rinunciato, che era capace di rinunciare e sacrificare a tutti quelli che sono le gioie della carne, per dirla in termini molto, molto lati, molto umane, e sacrificare tutto a pro di conseguire il bene collettivo, il bene del popolo tedesco. Votarsi interamente. Di votarsi completamente al bene collettivo. E poi se mi dice che mangia solo un po' di erba, insalata, e qualche dolcino, è ancora meglio. Molto in giro non c'è. Un po' per la guerra e un po' per tutto il resto. E allora è sempre uno di meno che mangia, no? Ma effettivamente non mangiava carne. Sì, non mangiava carne. Mangiava molto parcamente, pochissimo, anche perché aveva problemi di stomaco. E quindi era evidente che lui non mangiava carne e che era molto, molto parco, salvo i dolci. Lì, gli anni viennesi probabilmente gli piacevano molto le torte, che non sono i dolci che conosciamo noi, ma erano quei fettoni di torta che qualche volta si trovano ancora in Alto Adige. Pieni di panna. Esatto. Piene di cioccolata, piene di ciliegie o di marmellate di varia natura, quelle l'amava moltissimo.
Ivan, mangi la torta? Sì. Allora ti metto la mantellina. Ma sì, ya. 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 Sì. Buona questa. Era proprio goloso, ma per il resto mangiava pochissimo. E quello che era un po' la tragedia, c'era gente che mangiava infatti di nascosto, era che lui voleva che alla sua mensa non venisse servito se non ciò che mangiava lui. Quindi in quelle interminabili ore in cui lui, spiluccando un piattino misero, scondito, insipido, senza olio, senza condimenti, no, tutti descrivono questo suo cibo pessimo, e questo cibo pessimo era assolutamente per tutti, nessuno poteva chiedere un arrostino, una sella di cinghiale o di cervo, tutti dovevano mangiare la stessa bomba. Potrà anche fottere, almeno. Almeno quello. Guardi, mi fai ansia. Mi fai ansia? È per forza un SS. Mi guarda, Un SS. Ah, giusto, parole sante, è un SS. Capito? Più o meno. Sì, beh, sì. Prova sì, a ridirlo sì. a Però è difficile questa. Sì, vabbè. Perché non l'abbiamo mai fatta. Ma adesso il punto è... Datemi il via! Che via? Ti devo sistemare la cicatrice. Quando vedi una persona che sta lavorando... Scusami, ciao, scusami. Sta fermo un attimo. Per la cicatrice che sta andando via. Nelle puntate precedenti, dopo un tragicomico interrogatorio, Schweik, a sorpresa, viene rilasciato dalla Gestapo e se ne torna all'osteria Al Calice in compagnia di un nuovo amico. Ascolta, dimmi. Ho sentito dire che tu conosci la Kopecka. La Kopecka? Ma conosci la Kopecka? No, però mi piacerebbe conoscerla perché ne ho sentito parlare e soprattutto so che legge la mano, è vero? Sì, è molto bene. Ma allora... Potresti mettere una buona parola per me? Ma sì che te la metto volentieri. Grazie, ascolta, posso dirti una cosa sulla Kopecka? Quando ti legge la mano, ti viene lì vicino, ti dà la mano e ti fa sentire un po' di seno. Ah, beh, che vedrai che bella che è. Allora andiamo, andiamo all'osteria. Andiamo all'osteria. Nel frattempo, all'osteria, tutti aspettano impazienti l'arrivo del figlio del macellaio Prohaska, che si era offerto di rubare 2 libbre di carne affumicata come segno del suo amore per lo stessa Kopecka. Prohaska non arriva, lo sapevo. E gli dia un po' di tempo, no? Non sempre i più svelti sono i migliori. Amici, guardate, sono arrivato con un amico SS. Ti siede che le offro una birra. Grazie. Me ne hanno date tante, ma sono qua, perché io ho bei agganci. Sono contento di vederti. Pensavo di non vederti più. Il signor Bretschneider di solito non scherza. Il tappestiere della via Traversa non è più tornato. Signora Kopecka, perché non legge la mano al mio amico? Lei sa, signor Schweik, che lo faccio malvolentieri. E perché lo fa tanto malvolentieri, mia bella signora? Possedere questo dono comporta una responsabilità. Come si può sapere come uno la prende? E se avrà la forza di sopportare quel che gli si dice? Come il contadino Ciaca, quando gli ho dovuto dire che la sua mogliettina lo avrebbe tradito. E quello allora mi ha fracassato lo specchio alla parete. Ma le donne tradiscono sempre gli uomini. Grazie. Se mi promette di considerarlo uno scherzo e di non prendersela, darò un'occhiata alla sua mano. Guardi, preferisco non insistere, dato che dice di farlo malvolentieri. Sì, penso anch'io che sia meglio lasciar perdere. Beva la sua birra piuttosto. Per chi soffre di freddo ai piedi, il cotone va benissimo. Oh, guarda, è arrivato Prohaska! Ciao, Prohaska, come va? Buongiorno. Buongiorno, signor Prohaska! Meno male che è arrivato! Beh,
Sì. Buongiorno, signor Prochaska. 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 No. Invece che Prochaska. Prochaska. Invece che Prochaska, come abbiamo detto. Eh? Prochaska. Prochaska. Ecco. Prochaska. Allora, io. Ma che cazzo vuoi? Prochaska. Prochaska. Buongiorno, signor Prochaska. Buongiorno, signor Prochaska. E tu no? No. Buongiorno, signor Prochaska. Prochaska. No, sono io, ma non è che devo rispondere. Quando la Kopeska vede arrivare Prochaska, che dovrebbe avere la carne per Balun, e anche Balun lo vede arrivare, tutti drizzano le antenne, no? Perché c'è l'arrivo di questa carne tanto agognata, no? E quindi la Kopeska, per diciamo lasciar campo libero a Prochaska, dice: adesso distraggo questa SS, che insomma è una presenza ingombrante, la distraggo e la faccio pure scappare via. E lo fa in un modo tutto boemo, no? Molto fantasioso e anche un po' spiacevole, no? Se vogliamo. Un modo spiacevole da cui si capisce l'odio dei boemi per i dominatori. Perché cosa fa? Fa la zingara, legge la mano a questa SS e gli predice, tra tante cose belle, che la cosa più bella di tutte è che diventerà un eroe morto in un'azione eroica molto lontano da qui, quindi chiaramente a Stalingrado, e di lui e del suo battaglione non si saprà più niente, ma lui avrà la coscienza pulita che avrà fatto un'azione eroica per il Reich. A questa cosa lui scappa praticamente via, lasciando intendere che anche al soldato nazista frega poco di diventare un eroe o di essere eroe per il Reich. Un po' in soggezione, può entrare nel ruolo. Non è proprio. Allora, ci si abitua a tutto, no? Nella vita. Giusto? Esatto. Anche adesso, se mi vedono le vecchiette di Romeno, non posso più andare a leggere in chiesa. Devi dire che sei entrato nella Lega dei Cristiani. Ah, giusto. Mi sento tanto pianta, sempre verde. E se poi glielo dico che la seconda H significa la morte da eroe? E se allora si avvilisce? Tutte sciocchezze. Leggere la mano non è neanche possibile. Ha ragione, non ce la prenda. Cretinate. Beh, questa è l'astuzia, sì. È la grande astuzia, ma politica qui, no? Non è l'astuzia di Schweik, ma è l'astuzia consapevole della ostessa che sceglie una carta molto forte, cioè la lettura della mano e questa predizione di una sciagura, no? Della catastrofe. Cioè riesce a, diciamo, mettere in fuga, creare sgomento, non solo nel singolo uomo di cui legge la mano, ma addirittura con grande astuzia chiede quanti siano gli uomini nel suo reparto, no? Mi prometta almeno di non dirlo agli altri. Quali altri? Quelli del suo reparto, sa, quei 20, tu. Quelli del suo reparto. Quei 20 del suo reparto, che ha detto prima. Ma cosa c'entrano loro? Qui appunto si rivela anche la grande consapevolezza, la sua natura di autentica boema, no? Che sa come muoversi e come distrarre, come allontanare lo sguardo da pacchetti pericolosi in qualche modo, no? O da altri discorsi pericolosi. C'è qualche cosa di strano che non riesco a capire. C'è qualcosa di strano che non riesco a capire. È circondato da mistero. Perché qui è una cosa molto drammatica. Perché lei gioca
a tirargliela all'SS, però viene fuori tutto il tema dei soldati dispersi. Cioè, questo, tu gli dici che questo andrà a morire chissà dove e non se ne saprà più nulla, capito? Finirà in qualche fossa comune, non se ne saprà più niente. Il suo atto eroico lo conosce solo lui, lo conoscerà solo lui, capito? Cioè, c'è il tema della morte, non solo della morte in battaglia, ma dell'oblio, della perdita di una memoria, dei dispersi, che è terribile. Morte in guerra, un soldato la deve mettere in conto, preferirebbe chiaramente mettere in conto le ferite, anche lì ci sarebbe una scala gerarchica, no? E quindi poter comunque ritornare a casa. Forse la cosa che fa più paura è appunto questa, no? Di non solo di non tornare vivi, ma di non avere modo di tornare, il corpo letteralmente smembrato, comunque scomparso per vari motivi, no? Spesso è un tema, ahimè, doloroso soprattutto per chi rimane, no? Quindi per i familiari che non hanno l'occasione di andare su una tomba, come la possibilità di ricordare e di avere un luogo attraverso cui rammemorare il caro estinto, ecco, il figlio, il padre o il marito che sono scomparsi nel turbine della guerra, ed è una ferita che in chi rimane di fatto non si rimargina mai, no? Quindi la guerra per qualche aspetto non termina con il 45, rimane un dato quasi esistenziale, no? C'è questa testimonianza che poi in realtà è una testimonianza di seconda mano di Tommaso Dossi, in cui ricorda la nonna sulle vicende di un fratello di sua nonna, che appunto aveva combattuto in Russia e dalla Russia non era più tornato. Essa aveva una vera e propria venerazione per lui, il quadro sopra il letto e una grande speranza di poterlo riabbracciare. Ma il suo grande desiderio non si limitava ai ricordi. Essa immaginava che Paolo avesse conosciuto una bella ragazza russa e con la quale avesse costruito una casa con degli animali da allevare. Oppure ricordava ai figli di aspettare per la spartizione della campagna, in quanto lo zio avrebbe potuto ritornare da un momento all'altro e quindi i campi sarebbero stati nuovamente di sua proprietà. Infine protestò perché il nome non fosse messo con gli altri sul monumento ai caduti, di Brentonico in questo caso, in quanto lo credeva ancora vivo. Penso che queste speranze e queste fantasie servissero a mia nonna, come ad altre vedove, madri, sorelle, per rendere meno amaro il ricordo del triste destino toccato a fratello. Credo che dopo tutto la sua mano mi interesserebbe. Posso vederla un momento? Ah, ma lei ha una mano tanto, tanto interessante. Una mano, direi, che per noi astrologisti, chiropratici, è una mano tanto interessante da essere irresistibile. E mi dica, quanti uomini ci sono nel suo reparto? Nel reparto d'assalto? 20, perché? Ah, ecco, lo immaginavo.
C'è scritto qui nella sua mano. Lei è legato per la vita e per la morte a 20 uomini. Veramente lei riesce a leggere queste cose nella mia mano? Vedrà, vedrà quante cose riesce a leggere. E se non è sicura, non parla. La sua mano è elettrizzante. Lei è fortunato con le donne. E ha un carattere serio, quasi severo. La linea del successo è enorme. La vede la H e queste tre linee indica che lei compirà un atto di eroismo molto presto. Ma dove? Riesce a vedere dove? Non qui e nemmeno nel suo paese. Piuttosto lontano. C'è qualche cosa di strano che non riesco a capire molto bene. È come se questo atto di eroismo fosse avvolto dal mistero. Come se dovesse saperlo soltanto lei e chi sarà vicino a lei in quel momento. E nessun altro. Nemmeno dopo. Mai. Ma com'è possibile? Non so. Ma comunque adesso basta. Devo tornare al mio lavoro. Era soltanto uno scherzo. Eravamo d'accordo? No. Adesso non può più smettere. Perché io voglio saperne di più su quel mistero. Nessuno può costringermi a dire ad un cliente cose che gli dispiacciono. E poi magari non mette più piede qui dentro. Vede, vede, lei sa qualcosa e non me lo vuol dire. Lei si è tradita adesso. Lo sapevo, sempre così. La seconda H non me l'aspettavo. E se glielo dico lei si avvilisce. Ma tanto non può farci niente lo stesso. Che cos'è? E se glielo dico che la seconda H significa la morte da eroe? Ecco, vede, ci è rimasto male. Una birra, prego. Tutte sciocchezze. Leggere la mano. Non è vero niente. E mi raccomando, non lo dica agli altri. Quali altri? Quei 20 del suo reparto. Ma che cosa c'entrano loro? È che sono legati a lei, per la vita e per la morte. Meglio che non si agitino inutilmente. Sono tutte sciocchezze. E torni, eh? Lei è in gamba, signora Copesca. Si conservi così. Adesso tiri fuori. Adesso, perché adesso? Adesso tiri fuori la borsa, signor Prochaska. Adesso. E adesso? Fuori la borsa, fuori, fuori la borsa. Borsa, signor Prochaska. Che balun qua. Che balun, non ce la fa più. Poi il colpo di scena è però che quando poi l'SS scappa... Tutti guardano Prochaska, tira fuori questa canna, c'è balun che non si tiene più. E Prochaska non ha la carne. Un bambino, no, sì. Non ho fatto i compiti. Non ho fatto i compiti, sì. Non sono riuscito a si giustifica. A e c'è una giustificazione però perché per lui, ho no? Visto portare quello che è successo ieri, mi sono talmente spaventato. Non ce l'ho. È stato un tal colpo per me quando ho visto portare via il signor Schweik. L'ho avuto davanti agli occhi tutta la notte. E quindi tutto il tema dominante di questa scena, secondo me, è la paura, sì. Proprio, no? La paura di chi non ha eseguito il suo compito per paura di quello che ha visto e la paura che consapevolmente lo stessa è riuscita a creare, a mettere in gioco, no? Parlando di morte da eroi. Mi spiace terribilmente per lei, signora Copesca. Le faccio far brutta figura di fronte a questi signori, ma è stato più forte di me. Pausa, perché tutti ti guardano così. Sì, che si aspettano qualcosa. Sì, magari lui si siede, crea in piedi, si siede, si ributta sulla sedia. Sono lì che cioè, mi aspetto una risposta. Se sei lì così, cioè c'è un tempo proprio sì. Mimico in cui ci sono sguardi, ci sono cose, nervosismi. Sì. Ma nessuno ti dice ah. Ma dica qualcosa per favore, no? Ma dimmi qualcosa, no? Qualsiasi cosa piuttosto che questo silenzio.
Ma dica qualcosa, per favore. Qualsiasi cosa, piuttosto che questo silenzio. Bene, Alessandro, ancora più nero dentro. Devi proprio sentire che ti tremano le gambe, ti manca un po' il respiro, no? Ma dica qualcosa, per favore. Qualsiasi cosa, piuttosto che questo silenzio. Soffocato, un silenzio soffocante, capito? E adesso fuori la carne, signor Prochaska, che il signor Balloon non ce la fa più. Non ce l'ho, mi dispiace. E mi dispiace anche per lei, signora Kopeska, che le faccio fare brutta figura davanti a tutti i suoi clienti. Ma è stato un tal colpo anche per me veder portare via il signor Schweik, che la carne non ce l'ho. Dunque non ce l'ha. Però prima, quando è entrato e le ho fatto capire che facevo arrabbiare l'SS perché se ne andasse, lei mi ha fatto cenno di sì, come se ce l'avesse. Non ha superato la prova, né come uomo, né come boemo. Se ne vada, vigliacco che non è altro, e non metta più piede qui. Il giovane Prochaska è proprio un delinquente. Ma non dica sciocchezze. I delinquenti sono i nazisti che minacciano e torturano le persone fino a fargli rinnegare la propria natura. Io dico che la colpa è anche nostra. Penso che si dovrebbe fare ben altro che bere Slivovitz e raccontare barzellette. Ma non pretenda troppo, che al giorno d'oggi è già tanto essere qui e sopravvivere. Io trovo interessante la battuta quando appunto Balloon dice alla Kopeska quel Prochaska è proprio un delinquente. Sì. Lei si arrabbia. Sì, è qui, arrabbiata. Qui secondo me il personaggio svela che lei non è così indifferente alla corte di Prochaska. Certo. Lei lo difende. Lo difende, no? Dice, le prende le difese. I delinquenti, certo, sono i nazisti. Certo. Cioè qui è una spia non del è fatto lui il delinquente. Sì, che, certo. Cioè lei... Dico che si è innamorata, però ha una tenerezza, una... Certo, però... ci pensa. Come dire, ci pensa più a lui che non a quelle... Ah no, certo, ai nazisti. Che, certo, che pure la corteggia, sì. No? E arriva Brett Schneider. Arriva Brett Schneider, entra, e tu quando lo vedi tutto... Ma buongiorno! Oh, buongiorno! Buongiorno, signor Brett Schneider, sì, bevi una birra? Quando entra, quando sì, entra. Sì, sì, sì. Va bene. Entra. Oh, buongiorno, Brett Schneider. Oh, buongiorno, Brett Schneider. Beva una birra. Fuori. Quel fuori è... Fuori. 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 Cioè, no. Lo dici? Fuori. Fuori. Kraus. Balloon chiaramente ha una reazione violenta. Per la... non è facile vedere Balloon violento. Eh no, qui, perché... Evidentemente la frustrazione è talmente grande che esplode... Con quel Raus. Sì. Perché lui vede arrivare in quel momento Brett, mentre sta, vede entrare, sta ancora, certo, inveendo contro Prochaska, sì, difeso dalla Kopeska, che dice: ma guarda che non è colpa di Prochaska, è colpa dei nazisti. Sfortunata quella terra, esatto, che ha bisogno di eroi, no? No? Parafrasando un po'. E lo aggredisci con questo Raus. E lo stesso Brett Schneider rimane un po' così, dire: ma stai dicendo a me? Che volete dire? Che intendete dire? No, ma senza sorridere. No, subito, sconvolto. Cioè, è sconvolto, capito? Cioè, come? Cioè, forse ho capito male. Cioè, capito? Cosa intendete dire? Come? Cosa intendete dire? Cioè, qua ci dovrebbe essere una cosa un po' di genio, capito? Perché proprio dire a Brett Schneider, dire fuori... è grave. Lui però è talmente accecato da questa dalla delusione, frustrazione, è talmente di non aver frustrato da mangiare, e
siccome sa che alla fine della fiera la colpa è di Brett Schneider, perché Prochazka non ha avuto il coraggio di rubare la carne al padre perché Brett Schneider ha arrestato Schweik. E quindi quando tu vedi Brett Schneider, sta merda nera che entra dentro l'osteria, quando tu lo vedi, fuori. Capito? Che vuol dire anche fuori dalla boemia, capito? Fuori ce l'avete rotto, non ne possiamo più di voi. È una situazione dove c'è un instabile, io direi dove c'è un instabile tentativo di pacificazione. Ma bisogna ricordare, per esempio, che durante la Seconda Guerra Mondiale l'unico paese che ha organizzato una resistenza antinazista efficiente, fino a uccidere in un attentato il Gauleiter, cioè il governatore supremo tedesco dopo la conquista, Heydrich, che è stato ucciso con una bomba nell'automobile da dei terroristi, erano dei patrioti e boemi. Che però è una resistenza solo parzialmente autoctona, cioè che nasce del protettorato, è una resistenza che sappiamo essere soprattutto arruolata, reclutata da parte britannica con soldati ufficiali dell'esercito ceco che sono fuggiti, che sono emigrati, che vengono addestrati in Gran Bretagna, e un gruppo di questi, un comando, poi sarà quello che compirà l'attentato mortale nei confronti di Heydrich. Di qui repressione, stragi anche, però è rimasto questo passo decisivo per l'indipendenza successiva. Ma sai che sembra veramente un SS quello lì? È un SS, eh? C'è la faccia, la testa da SS, la pancia da SS. Sì, ma noi siamo degli ottimi. Io ce l'ho la pancia. No, tu dai bene. Come facciamo i casting noi? Ma sembra proprio un SS, veramente, eh? C'è nessuno anche come parla, ma veramente. Dai, vai. Non si soffrisce per la pancia, no? Non ho niente. Dai, sono cammini cesci, allora. No, si sente l'altra parte. Lo so. Dai, allora vai, Giorgio. Fuori! Raus! Cosa intendete dire? No. Oddio, intervieni tu per sciogliere il ghiaccio, capito? Ma stavamo parlando di mangiare, Ma là, dai, stavamo parlando di mangiare. Ma con il signor Baron si parla sempre da mangiare. Con Baron si parla sempre da mangiare. E quindi ci è venuto in mente quel ritornello di quella canzone, Raus, Raus, Raus. Quella che si canta nelle fiere del Ravanello Nero. Capito, cioè, siccome capito? C'è questa cosa di tensione, lui fa... Fuori, Raus. Cosa intende dire? Oh, no, ma niente, siamo qui, sempre qua. Prima volevo dire a lui che ha la voce proprio da SS, la tonalità di voce. Sì. Ci ho fatto caso io. Ma com'è sta tonalità da SS? Ho paura. Ha la voce da SS, proprio. Ma veramente. Con una battuta. Con una battuta. Ci vuole il resto. Schweik, che si sa da te, dice: ma no, non ce l'ha con lei, no, stava cantando una qui canzone. Qui è capace, no, di togliere anche lui, di ribaltare. Sta cantando questa canzone che ha come parola principale del testo Raus. Raus, certo, sì. E però è il rafano, no? È il rafano, che ha tutto un significato suo. Suo, certo. Afferrane uno nero, grande e grosso, e digli, amico bello, vieni qua. Ma fallo, no, fallo proprio come se la prendessi, queste... Afferrane uno nero, grande e grosso, proprio come se la prendessi in mano. Più sì. Rabbia, capito? Cosa prende in mano? Afferrane uno nero, grande e grosso, e digli, amico bello, vieni qua! È una canzonetta. Sembra è quasi. Una canzonaccia, sì. Sembra quasi la ricetta. Una ricetta. In tedesco. No, è la ricetta di come si prepara il rafano, che bisogna tagliarlo a fettine, metterci il sale per farlo spurgare, un po' come si fanno anche i crauti, no? Quelle ricettine di. Sì. Tedesche, di aria tedesca. Le ciappa del pan vecchio. Io lo sapevo che la buttavate in cacciara. Farina, olio e sigole, lugane, greco, spec. Pan vecchio senza migole, toi de forma e snie. Poi pallottole col pan grattà.
E qui la ben e questo no, però effettivamente anche la canzone del Raffano, come i Canederli, appunto, è un'innocua canzoncina. Non è vero. Per è una canzone ricetta. Popolare, come tutte le canzoni popolari, c'è quel doppio senso, no? È chiaro il doppio qual senso. Qual è il doppio senso? Sicuramente la metafora è, secondo me, la metafora è quella della camicia nera, della camicia bruna e del nazista, anche perché usa la parola bruda. No? Bruda, che è come dire, è anche qui una gran presa in giro del fatto della fratellanza tra tutti gli esseri di lingua germanica. Poi però cosa fa? Questo Rettich, il Raffano, è orribile dalla descrizione, no? Perché è sporco, è pungente, urticante. Devi metterti guanti perché altrimenti ti dà fastidio alle mani, quindi devi trattarlo anche con attenzione, non è da sottovalutare perché ti fa del male, no? Viene dallo sporco. E poi quello che io trovo fantastico è questa continua ripetizione, no? Di una parola, massimo due, raus, 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 che è una delle parole che anche chi non è tedesco e ha vissuto il nazismo si ricorda di più, insieme a kaputt. Fuori, fuori, fuori. Cioè, proprio come dire, sono comandi militari. Quindi torniamo al discorso del militarismo e della sua visione cabarettistica, grottesca, ridicolizzante del periodo e anche delle persone, però, Poi taglialo a strisce. Poi taglialo a striscette, fine fine. Così nelle ferite tanto sale metterai. Scava bene nella ferita in modo che lui capisca che non gli fa bene, che è una cosa che lo può anche ferire. Questa contro l'invincibilità, no, dell'uomo tedesco, titanico, indistruttibile, no? Cioè scava bene per fargli capire quanto sia vulnerabile. Quanto poi alla fine, in modo che lui si accorga che gli fa male, perché il problema è accorgersi, cioè avere una percezione del male. È come se trattasse il popolo tedesco come un popolo che non si accorge nemmeno di cose bene e di cose male. E quindi lui continua a dire, vai fino in fondo col coltello, mettigli il sale sulla ferita in modo che gli bruci, cioè proprio capisca. E ancora una volta, quindi tutto ciò che è umano, compreso il dolore fisico, ok, è quello che è l'unica cosa che ci può salvare dalla distruzione, anche dall'autodistruzione. Brevissimo, Giorgio, andiamo avanti. Bravissimo, cioè veramente. No, è fantastico. Vai, vai, vai avanti. Lo trovi. Lo trovi al mercato a poco prezzo. Lo devi bellavare, tu lo sai. Però non lo tocco. No. Du kannst ihn dir auch kaufen für ein Nickel. Lo puoi comprare per un centesimo. Come dire, questo popolo che vuol fare il forte coi deboli non vale niente. Vale solo un centesimo, siete niente, non siete nemmeno umani, non vi accorgete nemmeno che se vi scavo col coltello vi fa male. È proprio terribile, 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 è cattivissimo. Com'è, Giorgio? Non lo so, un po' di stonature. Ma ti piace a te questa canzone? Ma sì. È carino. Ma mi piace il tono severo. Sentirlo nelle canzoni, sì. Ti fa sfogare anche un po'? Sì. E secondo me Brecht qui ha anche una premonizione che è, non so quanto ne sia consapevole, ma l'idea che i tedeschi saranno odiati per sempre, per secoli. Germania pallida madre. Bleiches Land. Sì. Non solo tutti. Adesso, voi state distruggendovi, distruggendo il vostro futuro, voi sarete sempre quella roba lì. E io penso che lo sapesse. Buongiorno.
Buongiorno, signor Black Snyder! Beve una birra, offro io! Via! Rauf! Cosa intendete dire? Ma no, ma no, ma no! Stavamo parlando di mangiare, picco signor Balloon. E è venuta fuori quella canzone del Ravanello Nero che dice Raus, raus, raus! Afferrane uno nero, grande e grosso, e digli, amico bello, vieni qua! Però non lo toccare a mani nude, perché sporchi e fetenti come lui non ce n'è. Via di qua! Puzzi troppo! Via di qua! Raus! 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 Lo trovi al mercato a poco prezzo, lo devi ben lavare, tu lo sai. Poi taglialo a striscette fine fine, così nelle ferite tanto sale metterai. Suderà, metti sale, suderà. Sale giù.